Ciao a tutti e benvenuti. Siamo qui con un nuovo video offerte PlayStation, giochi PS4 e PS5. Questa volta abbiamo la sezione divertimento continuo e giochi a meno di 15 euro. Si risparmia fino al 70%. E vi divertite in continuazione. Queste offerte comunque sono valide fino al 26 maggio, però attenzione, fino all'una di notte del 26 maggio. Avete solo 2 ore del 26 maggio e poi fine. Iniziamo subito. Allora, speriamo di avere qualche offerta un po' più valida, non i soliti prezzi, Allora, Valhalla Deluxe, non include Season Pass questo. Vabbè, non nessuna offerta particolare. Perché comunque loro lasciano i prezzi così, però noi cambiamo idea poi perché comunque passa il tempo. Questo Valhalla tra un po' fa 2 anni, quindi perde un po', questo prezzo è un po' alto. Deathloop sconsigliato perché con il nuovo abbonamento PlayStation Plus Premium sarà incluso nel livello 2, quindi se vi fate quell'abbonamento lo giocate lì. Spider-Man, questa è la GOTY, che include tutti i DLC versione PS4. Questo vabbè è un prezzo giusto. E poi sempre consigliato The Witcher 3 con tutti i DLC a 10 euro. Sì, questo vabbè è ottimo come prezzo. Il pass di Valhalla 20 euro, non male, prezzo diciamo fisso, ormai difficilmente scenderà oltre. E la Legendary Edition di Mass Effect 28 euro. Sì, ci sta, perché comunque sono 3 giochi. Ed è incluso anche con EA Play, se vi abbonate lo trovate incluso. Ah, questa conviene molto, la Gold Edition di Assassin's Creed Odyssey, che include anche Season Pass, a 30 euro. E Season Pass di Odyssey, oltre ai contenuti del gioco, include anche la Remastered di Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Liberation. Quindi 30 euro, sono 3 giochi più DLC, ottimo. Dark Pictures. Sono 3 giochi, 40 euro. Che dici? Vabbè, beh, in realtà sono prezzi abbastanza standard. Se li comprate singoli, tanto spendete. No, vabbè, conviene aspettare l'ultimo gioco della collezione, diciamo, che uscirà ad ottobre. E forse lì faranno un ulteriore bundle più conveniente. Se non li avete mai acquistati, ovviamente. Life is Strange Remastered Collection, versione PS4. Vi ricordiamo che versione PS4 li trovate già staccati i giochi, però non hanno il motion capture e varie migliorie, quindi se vi interessa questa è la remastered, sono 2 giochi comunque molto belli. E la trovate anche nella versione ultimate di True Color. Immortal Phoenix Rising, la Gold Edition con Season Pass 35 euro, un prezzo normale, il gioco di solito costa 20, Season Pass l'hanno messo a 15, ci sta. Oppure potete comprare anche i singoli DLC a 7,50€, sono questi 3. La Deluxe di Life is Strange True Colors, che include il gioco, contenuti tipo vestiti e un DLC, 35€ appunto. Beh, questa però non è la Ultimate, che include anche la Remastered. Però il prezzo in realtà ci sta, il gioco non ha ancora neanche fatto un anno e comunque merita, è molto bello, quindi è un prezzo onesto. Può calare ovviamente, però è onesto. Ah, approfittatene se vi piace South Park di questo bundle, il bastone della verità più scontri diretti a 21 euro e non si trova quasi mai, quindi se vi interessa acquistatelo. E poi di solito sta sempre 15 euro a gioco. Anche di The Walking Dead, la serie Telltale, sono 25 euro 4 giochi, di cui solo il primo ha la lingua italiana, quindi dovete comunque masticare un po' di inglese per gli altri 3 giochi, però è una storia molto carina, dovete fare solo le scelte, il gioco diciamo bene o male va avanti quasi da solo. Se l'avete chiesto anche nei commenti, Life is Strange 2, 12,80€, conviene tantissimo, il gioco comunque è bello. Ed è anche completo, non prendete i vari singoli episodi, prendete direttamente questo qua a 12 euro. Se per caso non vi interessa l'All You Can Eat Edition con tutti i DLC, ma volete solo i giochi base, trovate Overcooked 1 e Overcooked 2 a 10,50€. Diciamo risparmiate 10 euro, però non prendete nessun DLC. Allora, abbiamo a 16 euro prezzo fisso, però sempre conveniente, la collection di Heavy Rain e Beyond. Molto conveniente invece a 14,80€ la collection di Devil May Cry 1, 2, 3 e 4. Quindi il 4 è pure l'edizione speciale, quindi contiene anche qualche contenuto in più. Gridfall 14€ con tutti i DLC e upgrade a PS5 incluso. È un prezzo diciamo ci sta. Martha is Dead, questo è uscito da pochissimo e come gioco sembra molto interessante. Noi stiamo aspettando l'edizione fisica.
Però ricordate, vabbè, su PlayStation c'è una scena censurata, niente di che, però una piccola censura, può dar fastidio come no. E comunque, se prendete la Deluxe, oltre al gioco, è inclusa anche Town of Che è il Light. gioco precedente degli sviluppatori. Non è un prequel, né un sequel, però l'hanno fatto loro e l'hanno incluso. La Ultimate include solo la colonna sonora ufficiale, quindi costa 4 euro in più. Però, bene o male, può passarvi anche solo la Deluxe, no? Per il resto cercate su YouTube. Il Lost Judgment Season Pass, allora, questo è molto bello perché... Aspetta, questo è quello là che include anche quello di Kaito. Sì, però non c'è il gioco qui, solo Season Pass. Diciamo, il 10 di Kaito da solo vale 20 euro, però è ancora un po' altino, 25. Meglio aspettare un calo almeno a 15 Anche euro. se merita, eh. Poi, sempre consigliata la collection Inside del Limbo a 6,74 euro. Sono due giochi in stile Little Nightmare molto carini. Questi noi li abbiamo già portati entrambi, però magari li rigiochiamo e li pubblichiamo di nuovo, perché non ce li abbiamo qui sul No, su canale. questo canale non ci sono. Poi Offertona, di solito costava 8 euro, adesso è calata ulteriormente. 6 euro ottenete la collection di Darksiders che include 1, 2 e 3. Quindi veramente... Ottimo questo, eh. Approfittatene, se non lo potete comprare solo se non avete comprato nessun Darksiders. Se ne avete comprato uno e non potete, magari vi fate un altro account e l'acquistate in questo modo. Kingdom 2 Crown è un gioco molto carino, trovate anche un gameplay sul canale. C'è questa collection che dovrebbe includere più o meno tutto, a soli 12 euro. È un gioco molto rilassante dove si costruisce, diciamo, questa... Base. diciamo una specie di regno. È quello il senso. È carino. Ci sono diverse versioni. Ci sia la versione proprio cavaliere classico, la versione ai tempi tipo samurai. È particolare. Noi ci abbiamo giocato un bel po'. Si gioca anche in coop, sia locale che online. Guacamelee 2, gioco completo, 4,80 euro. Conviene questa, sì. Si gioca anche in coop e trovate un gameplay sul canale. The Medium, abbiamo solo la Deluxe che vi include l'artbook e la colonna sonora digitale. 35,74 è altissimo, quindi aspettate. Poi allora, Dollhouse 3,50 versione deluxe, se volete metterlo da parte già per Halloween, è perfetto questo da provare. Anche Beholder è carino, comunque 3 euro ci sta, anche il 2 dovrebbe costare poco più di solito. Poi ci sono molti neanche DLC, proprio contenuti aggiuntivi, tipo vestiti, cioè roba da niente. E fino a qui divertimento continuo, devo dire, non mi sono divertito per niente. Proprio deludente. Vediamo un po'. Giochi a meno di 15 euro. Se smuono un po' le acque. Ah, c'è già Way Out a 8 euro, che conviene. Di solito sta 10 in offerta, quindi si risparmia giusto un pochino e ci sta però. Beh, sì, è un bel gioco. Ricordate, si gioca solo in coop. E queste offerte sono valide sempre fino al 26 maggio. Ah, The Forest dovevano fare il seguito che però è stato rimandato. Noi non l'abbiamo mai giocato questo, però vabbè, per 6 euro secondo me vale la pena. Sì, lo proveremo prima o poi. Anche The Sims 4, mancano tutte le espansioni, però per 5 euro è una prima base. Se vi piace molto The Sims, partite da qui e poi pian piano vanno in sconto le acquistate. Unravel 2, 5 euro. Qui di solito c'è il bundle, costa poco più e c'è anche il primo. Però il 2 si gioca anche in coop, quindi a questo lato più interessante. Tomb Raider invece cercate sempre la collection che include tutte e tre. Alex, se da poco avete magari giocato il 2 che è uscito proprio da pochissimo, vi può interessare recuperare il primo. 9 euro è un prezzo basso. Beh, poi Bioshock sempre 10 euro conviene. Beh, diciamo, questo va proprio sempre in offerta a questo prezzo, Beh, a parte quando vogliono fare le truffe che li mettono staccati. eh. Infame. Detroit, non so perché 30 euro, sono impazziti. Sì, a quanto pare sì. Pensate, ne abbiamo comprato l'anno dell'uscita a 20 euro durante il Black Friday. Sono passati 4 anni, quindi no, sconsigliato. Il gioco è veramente bello, però 30 euro sono troppi per un gioco così vecchio. Se lo cercate anche usato fisico per 10 euro lo trovate senza problemi. Darksider Genesis 10 euro è molto carino, soprattutto se giocate in coop, quindi provatelo. Ratchet & Clank, Ombra di Mordor sono prezzi fissi di PlayStation Hits. Mortal Shell, ah, qui sempre fanno questi giochetti, vedi? Conviene comprare questa edizione, la Enhanced Edition, che costa uguale, però include anche l'upgrade al PS5. È una sorta di remastered questa. Questo, beh, diciamo a me non è piaciuto più di tanto, però comunque è carino. Diciamo che quando l'abbiamo provato tempo fa,
parte si presentava molto bene come gioco. Poi l'abbiamo rigiocato un po' dopo Elden Ring, ha fatto un bruttissimo effetto proprio che sapeva di vecchio. Proprio brutto brutto, però come gioco in sé è carino. Se vi piace il genere sicuramente vi divertite. Celtain Sanctuary, di recente è uscito il seguito, Celtain Sacrifice. 4,50 ci può stare. Non so se questo si gioca sempre in coop come il seguito. Sì. Sì. Ed ha anche la lingua italiana. Questo è interessante, dovremmo recuperarlo che ci manca. Poi Inside, come detto, trovate il bundle nell'altra sezione, conviene quella. Mentre consigliatissimo è Murdered Soul Suspect a 2 euro. Sì, assolutamente. Questo giocatelo per forza, tanto per 2 euro. È un bel gioco thriller interessante, siete questo detective fantasma. Il seguito di Larry a 10 euro. Sì. Ci sta. Ah, e Daymare 1998, deve uscire anche il sequel, che forse è un prequel però. E comunque 8,74 rivale tranquillamente. Il gioco della capra con tutte le varie espansioni, 5 euro, sì. Cioè meno di 5 euro. Per divertirvi, sì. E parlando di animali abbiamo anche il gioco della volpe a 5 euro, però solo versione PS4. Poi c'è anche Larry, il primo. 8 euro, sì. Questo l'abbiamo giocato tutto, dobbiamo fare ancora la recensione, però è molto carino, possiamo già dirvi. Il primo YouTuber Life, se non l'avete mai giocato, recuperatelo perché è molto simpatico. Qui si può scegliere tra essere uno YouTuber di videogiochi, di cucina o di musica. È uscito anche il 2 da un po' di tempo, quello lo dobbiamo ancora provare. Valiant Hearts, questo sembra molto bello, l'abbiamo già comprato. Ed è uno di quei giochi, secondo me, che è una di quelle perle proprio belle da vivere, quindi giocatelo. Ah, poi il gioco del pane, diciamo per 2,50€ ci sta? Sì. Divertente. C'è anche Soma, 4,27€, un'esperienza horror da provare. E Layer of Fear, 4,40€, il primo gioco più DLC, ci sta. Sì. Bello. Omno da provare, però forse costa ancora un po', un po' scendere a 5. Ah, World of Final Fantasy 10€. Ah, sì, questo assolutamente sì. Noi vogliamo sempre la copia fisica, però 10€ è il prezzo giusto e li vai tranquillamente. Quindi. Simulator, il tuo sogno di essere ape? 5€ però. Ah, non sogno a basso prezzo. C'è Zombie 6€, questo era un gioco della Wii U, però funziona bene anche su PlayStation, l'abbiamo giocato tutto. È carino, è un'esperienza in prima persona in questi zombie londinesi, ci può stare. The Council, 4,50€. Ah, questo l'hanno abbassato ancora di più, prima stava a 10€. Consigliatissimo. Comunque questa è un'avventura sempre narrativa a capitoli, ambientata in un'epoca particolare, c'è pure Napoleone e Bonaparte, immaginate. È sempre molto investigativo, è carino. E c'è anche Blue Fire, che è un po' tipo un Death Door, però in 3D tipo platform. 12€ comunque ci può stare questo. The Quiet Man 3€. Oh, nemmeno per 3€. Però è molto carino questo Flipping Death, è una sorta di avventura grafica, 5€, 3€ per gli utenti plus. Da provare secondo noi. Anche l'italiano. Abbiamo Encodia, un'altra avventura grafica molto interessante, 9€. Sì, ci sta. Trovate un gameplay sul canale. Sono finiti qui anche i giochi a meno di 15€. Poi abbiamo anche l'ultimo di Tiny Tina, uscito di recente, però è 72€, è un po' caro. Conviene aspettare un forte sconto a 20-30€. Oh, il gioco è bello, però comunque costa troppo. Delle offerte un po' scarse in realtà, possiamo dirlo tranquillamente. Sì. Scadono tutte il 26 maggio, diciamo potevano scadere anche un po' prima, perché non c'è niente di che. Forse... o perché arriveranno le offerte estive, inizio giugno, chissà, vedremo un po'. Comunque, come sempre, fateci sapere cosa acquisterete qui nei commenti. I vostri consigli per quanto riguarda indie e Bavaria sono sempre ben accetti da noi e dagli altri. E come sempre, vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!